Buonanotte ragazze, benvenuti o bentornati sul canale. Come avete visto dal titolo, oggi parliamo del 3 in 1 dell'antica erboristeria. Allora, vi dico già che questo è il risultato usando solo questo e devo dire un po' troppo leggero per il mio capello, nonostante sia un 3 in 1, quindi bello corposo. Non va usato da solo se avete i capelli ad alta porosità e spessi come i miei. Io l'ho usato in esclusiva per farvi vedere l'effetto, ovviamente, che è questo. Sono super voluminosi, morbidissimi, ma hanno troppo frizz, diciamo. Credo che se non ci aggiungo un po' di gel dopo, mi durano 2 giorni perché si fanno subito nodi quando sono in questo stato. Però devo dire che il risultato mi piace perché hanno tanto volume. Allora, io ho usato questo che avrete visto nel video, nello scorso video, ve lo lascio qui sotto se ve lo siete perso nel video praticamente dei prodotti adatti al CGM da trovare nei supermercati. Allora, questa è dell'antica erboristeria e molte delle mie ragazze, delle ragazze che mi seguono su Instagram, mi hanno detto che si trovano bene. Io l'ho usato come trattamento, quindi come balsamo senza risciacquo, leave-in, chiamiamolo un po' come ci pare, trattamento, però può essere usato come balsamo e anche maschera. Non l'ho usato come balsamo perché lo voglio trattare come leave-in, lo voglio inserire nella categoria dei miei leave-in, però sinceramente è bello corposo e bello denso, quindi secondo me come balsamo ha un bel potere districante e vi può aiutare parecchio. Allora, io ho scelto quello latte di riso e frutto della passione, che ha un bellissimo odore, però non è stucchevole come la Real Food della papaya, che resterà per sempre nei miei ricordi. Beh, adatta a capelli lunghi con doppie punte. Io ho il capello lungo, ma ne ho usato una noce di prodotto, diciamo, faccio vedere, tanto prodotto così ripetuto 3 volte, messo sulle dita, e devo dire non è sparito dal mio capello, però è molto leggero, proprio un leave-in, una crema leggera. Ecco, usate a capelli grondanti, a testa in giù, poi vi faccio vedere, facendo racking e scrunch, poi un po' di pulsing, e nelle zone vicine all'orecchia, alla frangetta e dietro ho usato le dita per definire. Adesso vi vado a leggere quello che c'è scritto dietro e poi vi passiamo praticamente alla parte pratica dove vi faccio vedere cosa ho fatto mentre lo mettevo. Allora, c'è scritto praticamente che il latte di riso è considerato un ingrediente ricco di vitamine, mentre il frutto della passione è noto per le proprietà lenitive. Quindi in teoria dovrebbe essere adatto anche a pelli magari più sensibili o che sono più tendenti magari a rossori se la usate come maschera da applicare anche sulle radici. Ripara i capelli lunghi con doppie punte, offrendo una sensazione di intensa idratazione e dona bellezza ai capelli senza appesantirli. Questo confermo, super idratante, sicuramente per un capello come il mio andrebbe abbinato ad un gel o ad una spuma. Magari io dopo ci metto il gel della Bounce Carla, che c'è anche un po' di proteine, del mio gel preferito in assoluto, vi devo fare assolutamente un video, comunque lo amo. Però devo dire, mi è piaciuto un sacco. Adesso vi faccio vedere come lo mettiamo e nel caso vi lascio lo swipe, così vedete lo swipe, vi lascio il link per vedere il prezzo. Ovviamente, se non siete iscritti al canale, ragazzi, iscrivetevi e fatemi sapere nei commenti se l'avete già usato e in che funzione lo avete usato delle tre. So per certo che anche quello alla mandorla è approvato dal metodo, quindi se trovate questo o l'altro alla mandorla, comunque è approvato dal Carly Girl Method. Adesso vi lascio al video. Allora ragazzi, faccio il mio styling con i capelli grondanti, non proprio gocciolanti ma super bagnati. Prendo una noce di prodotto e comincio a stenderla facendo racking nella parte dietro della mia testa. Di solito lì ci metto una quantità più abbondante perché mi si formano più nodi. Poi prendo la stessa quantità e comincio a metterla sulla parte davanti dei miei capelli, sempre facendo racking perché così facendo avrò più volume. Ripeto l'operazione sull'altro lato della testa e poi faccio scrunch. Dopo aver applicato il prodotto, io per poter attivare il volume alle radici mi metto a testa in giù e ripeto il racking e lo scrunch. Faccio un po' di pulsing e poi modello il capello come voglio. Allora, ragazzi, stavo editando il video, mi sono resa conto che manca tutta la parte in cui modello il capello con le dita. Però ho preso praticamente le ciocche vicino alle orecchie, quelle dietro la nuca e la frangetta, e le ho boccolate con le dita in ciocche piccole e poi ho fatto scrunch.
Io sono solita dopo lo styling fare 10 minuti di plopping per tamponare l'eccesso di acqua e l'eccesso di prodotto, così il capello rimane molto più leggero. Questo è il risultato dei miei capelli solo dopo il plopping, quindi dopo averli modellati e aver applicato la t-shirt. Adesso procediamo con l'asciugatura, ovviamente asciugo a testa in giù con il diffusore. Velocità media e temperatura media. One eternity later. Ragazzi, non vi ho detto che ho lavato i capelli con la linea Mermaid Me, la maschera pre-shampoo Power Papaya, che è una maschera che pulisce il cuoio capelluto, l'ho tenuta in posa 10 minuti. Poi ho usato sempre lo shampoo Power Papaya della Mermaid, il loro balsamo, e poi ho applicato il leave-in.